Ciao. Ciao a tutti ragazzi, come va? Come state? Come butta? Ciao Alessandro, ciao Fabio, ciao Andrea, Plinius, benvenuto. Poi ho visto Mario Cicciotti, Olivier. Annalisa, ciao, Paolo Masotta. Saluto anche Albatros che si è unito adesso da Twitch. Benvenuti ragazzi. Oggi proviamo ad andare avanti con Indiana Jones e la tomba dell'imperatore. Non so se ricordate dove siamo arrivati la scorsa volta. Siamo riusciti. Siamo ancora ad Istanbul, anzitutto. E la volta scorsa siamo riusciti a risolvere. Ciao, ciao Pippo! Dicevo, la volta scorsa siamo riusciti a risolvere quel piccolissimo enigma che ci eravamo trovati all'ingresso di una diciamo dei sotterranei di questo palazzo, il palazzo di Belisario. E scusate, ci avevo. E dicevo, ciao Bea! Ciao anche Bruno. Dicevo, siamo quindi poi riusciti a risolvere questo enigma e siamo finiti, ci siamo ritrovati davanti ad una piovra che sembra abbastanza tosta da far fuori. Adesso vediamo un po' che... Sotto tira giù i santi, ammazzi come le mimose. Guarda, io sono sempre pronto a tirar giù i santi, lo sai. Ciao anche Fabio. Ciao Fabio Brischetto. Allora, aspettate un attimo. Ok, qua mi sembra tutto a posto. Devo solo guardare una cosa su Facebook, ma è tutto a posto, vi dicevo. Proviamo oggi ad andare avanti, vediamo un attimo come... Sta già tremando il campanile sopra casa mia. Hai un campanile sopra casa tua. Io vorrei sapere perché hai un campanile sopra casa tua. La prima cosa da fare è salire sulla piattaforma per il fucilone. Sì, vabbè, ma quello l'avevo già capito. Prendo due bombe. Ah. Ma sei sardo di origine? Sento un accento familiare. Sì, io sono sardo di nascita e anche di famiglia, naturalmente. Sono qui a Torino da qualche anno. Da più di 10 anni in realtà, però insomma. La mia adolescenza l'ho passata per lo più in Sardegna. Ah, 400 metri, ok. Ecco, ero confuso tra sardo e veneto. No, 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 che veneto. No, no, no. Sono troppo scuro per essere veneto. Anche se non è vero, perché in realtà ci sono veneti scuri di carnagione e scuri di capelli. Per i misteri misteriosi della misteriosa misteriosità. Esatto. Allora, anche tu sei a Torino. Ah, vedi, grande Plinius. Grazie, Mario. Ah, ti ho Per i spoilerato il misteri messaggio. misteriosi della misteriosa misteriosità. Ti ho spoilerato il messaggio, sono un pirla, ti chiedo scusa. Perché io vedo il messaggio, lo leggo, io di solito vi leggo, quindi non riesco a distinguere. Ciao anche Sam, benvenuto. Ah, ragazzi, dai, ciancio alle bande, bando alle ciance. Carichiamo la partita. Vediamo di proseguire. Come vi dicevo, infatti, vedete, siamo a Istanbul, abbiamo a che fare con questa bestia di Satana qua. Hai letto due volte, ma io altre 50 stellette non ce le metto. No, no, io non so come Fabio, Mario. Io te lo leggo gratis il commento, dai. Non sono così venale. Allora, andiamo subito di qua, va? Madonna mia, sto mouse. Vai, vai. Vai veloce, sali, che cazzo.
Donne, controlli. Piglia sta bombola. Provo a evitare di saltare per la. Piglia tutto, piglia. Grazie, Anna. Stasera con il nostro mitico Graziano Jones ci farà vivere mirabili avventure. Speriamo. Mettete un liché al tubo, uomo con la barba. Un liché al tubo. Allora, vediamo un po'. Ovviamente da qua dopo non posso. Indiana Jones, Indiana Pips, Graziano Jones. Indiana Pips, cosa mi ha ricordato? Grande Giorgio, grazie. Porca troia, Indiana Pips, cosa mi ha ricordato? Allora, aspettate che mi bevo un po' di acqua, così mi rifocillo. Ah, aspetta però. Aspetta perché ci potrebbe essere. Ci potrebbe essere la svolta, vediamo. Dai, veloce. No, non c'è la svolta, scherzavo. Maledette meduse, maledette, maledette meduse, maledette, maledette meduse, maledette. Ah! Tira fuori il suo fucile, subacqueo! Preso! Si è ritirato! Vabbè, piazza bombe, fuggi! Piazza bombe, fuggi! Piazza bombe, fuggi! Ok. Scusate che non vi leggo, sono un momento concitato. Un attimo solo! Mi sento con tutti al culo! Staccati! Staccati, ti stacchino le ossa! Ok. Prendo la bombola, eh. Ok. Allora, vi leggo. Un lichene al tubo. Ah, hai riscattato il baby? E stasera Graziano Jones approderà in Cina, uomo con la barba, uomo con la barba, uomo con la barba. Con la barba. Grazie Fabio. Ma non è uscito sulla chat di Restream la cosa che hai riscattato, Bea? Comunque bevo e oggi bevo questa, un po' di birra. Una bella menabrea ambrata. Che scelta pessima che ho fatto. Dai, levatevi dal cazzo. Attaccate al mio culo. Ok. No. Chi è che ha condiviso? Grazie Michele. Aiuto. Aiuto, non vedo niente. Vedo un cazzo. Vedo un cazzo. Vabbè, vaffanculo. Vedo un cazzo. YouTube censura chiappe, davvero? Grande classico questo gioco. Ma così è troppo facile. Allora, qui cosa arancione sono ascoltato, poi devi rispare velocemente prendendoci a quegli occhioni arancioni. Sì, quello l'avevo capito. Quello l'avevo capito. Allora, che dovevo sparare agli occhi, l'avevo capito, avevo anche capito che dovevo piazzare le cariche, però. Non è semplice, ecco. Diciamocela tutta, ragazzi. Non è semplice. Provo a
evitare di saltare per aria. Va bene, piglia tutto, piglia tutto. Ok, vai, 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 ok. Non è semplice perché i controlli non ti aiutano, anzi sono un ostacolo. Purtroppo sì. Purtroppo sono abbastanza... che cazzo! No! No, 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 no! Vabbè. Ciao Simon! Riproviamo. Dai, basta sta sequenza, che due coglioni. L'ho già visto. Come stai? Tutto bene, grazie. E come va? Devo evitare di saltare per aria. Qui è tutto quello che puoi prendere. Ok. Allora, facciamo così. Recuperiamoci un po' di tempo tuffandoci da là, visto che le meduse sono un po' lente. Yeah! Tataratatata in di facce sognà. Grazie Bea. Piazza la bomba e fuggi! Piazza la bomba e fuggi! Piazza anche un'altra qua! Vai! Piazza la bomba e fuggi! Fuggi, fuggi, fuggendo! L'altro? Ok. Vai veloce, ok. Tutto a posto, niente in ordine, è stanco. Grazie Precook per esserti unito a Twitch. Benvenuto. Andiamo un paio di bombe. Aspetta, fammi bere un po' di nettare degli dei. Cioè acqua. Venire se allora ma quanto è soddisfacente quando Indy beve alla borraccia, fa proprio un bel suono, eh sì, è vero, è vero. Fucile pieno di occhiali, vai che è tuo, vediamo. No, sbagliato, no, sbagliato questo, vado. Vai. Una e due. Vai cazzo, vai Gianluca. Vai veloce. Ok. Sono fatta. Vero, quando accende la dose vado a dormire più idratato. Dai, l'ho fatta in fretta, vero Bruno? Dai, vado bravo. Per un attimo aveva l'aureola come se fosse sott'acqua. Allora, vediamo un po'. Ci hai messo meno di me, vedi, vedi. So che diavolo è. Ah, il pezzo del... Aia. Succederà qualcosa adesso? Davvero impressionante, dottor Jones.
Risparmiati, dolcezza, ho quello che volevi. Adesso dimmi cosa sta davvero succedendo qui. Un edificio è solo un po' scomodo, Avete avvertito dei nazisti. L'uomo che conoscete come comandante Kai non è chi sembra. Kai T-Chan non è solo un ufficiale dell'esercito, è anche il capo della triade del Drago Nero, il più potente sindacato criminale della Cina. Come sindacato? Ha stretto un'alleanza segreta con i nazisti per trovare il cuore del drago. Quindi immagino che tu non sia la sua segretaria. Sto lavorando in segreto per il governo cinese, per controllare la triade del Drago Nero. Speravo di sabotare da sola Kai e la sua ricerca del cuore, ma la vostra intrusione ha complicato tutto. Mamma mia, come doppiata male. Quando si è battuto Von Beck sul primo pezzo dello specchio, Kai ha visto la sua occasione di tradire i nazisti e tenere per sé il cuore. È pazzo come i nazisti. Perciò dobbiamo entrare nella tomba e rimuovere il cuore prima che Kai o i nazisti lo raggiungano. Perché dovrei crederti? Primo, avrei potuto lasciarvi là con i nazisti. E secondo... non avete niente che mi serva. Ok. Ti prego, dimmi che hai un piano. Non so, poi il volume del gioco da OBS, minchia, altissimo. La bandiera ci porterà alla fortezza di Kai. Suona bene, andiamo. Ma lo sentite, raga? Ma come alza? È altissimo! Sono solo le voci che sono un po' basse, ma il gioco è molto alto. Aspettate, posso... sono un coglione, ho saltato la sequenza di... Vabbè, aspetta. Puoi saltare le voci. Fortuna e gloria, arrivo. Fortuna e gloria, arrivo. Cazzo, sto prendendo calci nel culo. Madonna. Ciao Matti. No. Oh, ma che cazzo. Vabbè, ho capito, va. Mia cadrega, dove sei? Cosa sta succedendo? No, aia, piglia la sedia, che cazzo. No, aia, vabbè, ricomincio la sequenza. No, aspetta, però a questo punto mi faccio uccidere. Non è che mi sto sforzando proprio tanto per non farmi uccidere. Come? Che cazzo? Figlia. Vabbè. Ciao Enzo. Vabbè, dai. Dai, uccidimi. Ok. Che faccia. Riprova. Dovrebbe ricaricare la scena. No, non ha ricaricato... Perché non ha ricaricato nulla? Che cazzo. Mi si è perso 10 minuti di cutscene. Allora ricarico. Vai. Parabarabam. Le mie orecchie. Ma tutti uguali però, non è possibile stare vestiti tutti uguali. Ah, lei invece è vestita diversa. Ti ho già detto quanto stai bene con quel vestito.
È la terza volta che me lo dite, dottor Jones. Torniamo agli affari, va bene? Allora, dov'è il tuo amico? Wuhan mi ha sempre aiutato. Arriverà. E ci porterà alla fortezza di Kai? Dico sì, sempre di Kulin. I pezzi dello specchio e del Pacen. Bello carino elegante, signorina. È vero, mi servirà, è vero. Molto più di una pistola nella tomba di Qin. Ci sono cose Qin peggiori dei nazisti. Meraviglioso. Che facciamo? C'è qualcosa di strano, aspettate qui. Ciao Giancarlo. Ciao anche a Simone. Grande tempismo, grazie. Da parte del signore del palco numero 2, signore. Da parte. Buon divertimento, dottor Jones. Buon divertimento. Sembra buffone. Aia cazzo, aia! Aia, aia, aia! Aspetta, aspetta, aspetta! Vabbè! Che cazzo? Cos'è? Che cazzo? Va bene. Ma, no, dove l'ho lanciato? Dov'è l'altro stronzo? Vieni qua. Madonna. Vabbè. Ok, quello è schiattato. Schiattato anche questo. È già morto. Mazza. Cosa fa? Ci vedo che fa tutto sto casino. Vabbè. Fa culo. Vabbè, che ti sta sleppa. Se davvero fosse un buffone direbbe qualche bestemmione. Nei ristoranti cinesi scoppiano sempre risse tranne quando ci vado io. Incredibili urla di dolore, manco nel video di Bangalore. Di Bang Bros. Cosa, Bruno? Ho letto Bangalore, non so perché, in realtà non c'era scritto Bangalore. Ma posso aprire sta roba? No. Però la boraccia, eh? Sì. Vai, bevi. Ok. Chi è? Omaggiamo il nostro grazianello Jones che ci regala sempre splendide live, vi chiediamo. Anche un bel like sul tubo in segno di apprezzamento, faccina con sorriso e occhi sorridenti, saluto vulcaniano. Grazie Sam. Non funzionerà. Saluto vulcaniano. Non funzionerà. Non funzionerà. Aspettate che mi prendo un pezzo di legno. Faccina sorridente. Allora. Ciao, Precooked. Rimanendo in tema col doppiaggio, posso dire che questa rissa è stata grande davvero. vabbè. Blues Brothers. E iene, oh. C'è bisogno di fare tutto sto... Che cazzo? Aia. Fa un culo. Saluto vulcaniano. Morto? Ok. Allora.
Queste le posso scassare queste? No. No, non posso. Il mio messaggio di prima non si è letto. Boh, a vedere. Magari me lo sono perso, aspetta. Ah, ciao anche Fabio, non l'avevo visto Fabio Esposito. Non l'ho visto Precooked. Mi spiace, cos'hai scritto? Ma dai, pensavo che girasse. Bah, vabbè, saliamo. Lo riscrivo. Negli anni di storia del karate, Ma Indy vincerà sempre col suo pugno di lato, esatto. Non funziona. Chioso. Trovo un italiano dopo 50 anni giocare il mio gioco preferito in assoluto, che gioia, trovo sempre straniere. Oh, grazie, grazie. Sono contento che finalmente hai trovato il canale giusto per te, Precooked. Bravo. Benvenuto. Sono contento. Sono contento anch'io che hai trovato. Che di aver trovato un italiano a cui piace questo gioco. In realtà ce ne sono tanti, però. Un attimo. Ma che cazzo è? Aia! Scemo? Sei scemo? Aia! Aiuto! Hai fatto tutto sto casino davvero. Pozione pelle di ferro. Cosa? Devo scendere di nuovo giù adesso. Qua? Non funzionerà. Che fa un bordello quando muoiono. Guarda che roll, ma che sei il prescelto, hai visto? Dark Souls mi ha insegnato qualcosa. Non funzionerà. Madonna, sta telecamera, però ragazzi, veramente a volte. Beh. Qua cosa c'è? Tombola. Maschera di Taizu. Comunque chiamami Precotto. Va bene, Precotto. Chiamerò Precotto. Ma cosa fai? Cosa fa? Cazzo. Oh. Allora? Ma mi ha tolto la spada! Bastardo! Bastardo! Vabbè. No, non morire, cazzo, non morire! Vabbè. No, non morire, non morire! Ok. Ma la spada? Rotta? Non c'ho altre armi? Sono alla merda. Ha saltato per schiacciare la zanzara sul muro.
Vediamoci questa, che te devo dire. Bevi, ma puoi bere? Ma puoi bere? No, non la beve. Vabbè. Ma dai! Vabbè. No! Che cazzo! Dai però! Che cazzo, 3 volte gli ho tirato il pugnale e non l'ho preso! Levami sta roba allora, che cazzo! Vabbè, mo mi accoppa. Ok. No, sono morto. Josie, il ceccato. Mi vedo un po' troppo agitati. Ciao Anna. Sì, la spada ha la durability. Madonna. Adesso da dove ricomincio? Da capo? Già. Vabbè, aspettate un attimo. Allora, riproviamo. Porca trota. Aia. Un'altra cadrega te la do in testa. Vieni qua. Cazzo, quella gomena ha detto? No. Doppio. Vabbè. Prendi, cazzo. Vabbè. Posto? A posto. Fagli male fisico. Ho già capito che stasera sarà una lunga serata. Quei tavoli basta guardarli che si rompono. L'urlo di Chen terrorizza anche Indiana Jones. Sì, ma perché è insensato più che altro. Allora, adesso ci sono le iene. No! Dai, dove cazzo? Cretino! Vabbè. Ma sto finendo di sotto. A posto? Non è ancora? Ok. Allora, dicevamo. Fanno così male quelle sedie da far durare così tanto. Beh, la sedia in faccia sicuramente bene non fa. Ma poi si spacca subito, cioè di cosa è fatta? Di cartoncino. Cartoncino Bristol. Non No. funzionerà. Poi era chiuso, Non giusto. funzionerà. Andiamo di sopra. Tempo di tirare qualche carta. Non ti ho dato manco il tempo. Non ti ho dato manco il tempo. Vieni. Aia, cazzo. Stavolta mi ha fatto male però. Papparapapa. Ciao Avatar! Guarda che le casse che hai rotto di sotto sicuramente contenevano roba. Sedie fatte con carteggiani che avevano quella linea. Sembrava più tempo di prendere.
Qualche calcio. Oh, Madonna. Cosa succede? Un flipper. Un flipper. Che cazzo succede? Ma no, ma che... attacca al muro. Vabbè, i comandi a volte fanno un po' ridere. Vabbè. Allora, tiriamo la leva. Quindi? Apro di qua. Ah no, era di qui. È stupido. Pipiripi, pipiri. Vabbè, ma sei stronzo allora. Capisco niente, non capisco. Fortuna e gloria, arrivo. Ciao. Qual è quella che ha perso? Questa? Non vorrei che mi si rompa subito. Aspetta, mi fai. Fammi bere un po'. Bevi. Ok, vai. Ah, non era qui il deficiente, era qui. Bravo, bravissimo, me lo fai, lo puoi rifare, eh? Rifammelo, 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 ok. No! Vabbè, ho lanciato una roba a caso. Preso. Vieni, vieni, cretino. Aia, aia, sei scemo? Mio cazzo. Sei proprio stronzo. Coltelli adesso sono completamente inutili, sì, direi. Non sono riuscito a fare assolutamente niente con i coltelli. C'è qualcun altro, qualcosa. Ma kit medici, c'è un cazzo di niente. Pietro, c'è qualcosa? Boh, c'è niente. Oh, fontana. Ok. Da notare che hanno la le mascherine. Avevano previsto tutto. Fa prima di tirare le sedi. Davvero, eh? Fa prima le sedi. Tanto lo so che non mi faranno arrivare fino a lì. Ma perché siamo scemi? Stardo.
Oh, cazzo, un kit medic. La sedia fa più male del coltello, Game Logic. Devo salire da qua, no? Non funzionerà. No. Allora che cazzo sono salito a fare qua? Ah, ok. Questo dovrebbe riequilibrare le sorti. Certo. C'è altro o no? Andiamo. Vaffanculo. Salta che ti salti il menestrello. Ragazzi, è vero, sabato c'è il secondo appuntamento con il torneo, il grande torneo, l'Arcade Cup tra canali di Twitch. Per cui ricordatevi che alle ore 21 questo sabato saremo da Alex di Sala Giochi 1980 con Aero Fighters. Ma che cazzo sparo? Mi sono emozionato, come ho detto Aero Fighters, mi sono emozionato. Ma quindi ricordatevi di venire numerosi. Questo sabato alle ore 21 su Twitch. Coro numeroso, bravo, bravo Olivia. Ma che cazzo. Ok. Non viene Indiana Jones senza cappello. Cosa c'è qua? La statuina. Sono un uomo ricco. Se solo uscirò vivo da qui. Vabbè. Senza dubbio. Allora, riprendiamo la Mauser. Non funzionerà. Ma è chiuso come immaginavo. Ma sarà chiuso? Ah no. Come mai qua è aperto? C'è qualcosa dietro lo specchio, eh? Oh, vabbè. Mauser Logitech. Guarda in giro che c'è roba. Sto guardando in giro. Che bello che sto andando avanti, speditissimo. Ah, scusa, quello sul cofano? Scusa.
Il dottor John, suppongo. Certo. E tu chi diavolo sei? Mi chiamo Wuhan. Sono qui per incontrare Mei Ying. L'hai appena mancato. L'ho notato. Salite, prego. Dobbiamo fare in fretta. Ma non hai una macchina. Cazzo, sto guardando. Ecco Wuhan. Credo che funzioni. Guardate sotto il sedile. Vabbè. Ah, questo dovrebbe riequilibrare le sorti. Mi fa ridere che le macchine sono più lente del risciò. Munizioni infinite, esatto. Le galline! Cazzo! Ciao Alex! Mazza come corre Wuhan! Che più veloce delle macchie! Velocissimo! Cosa succede? Aiuto! Fare! Spara le galline! Ricorda molto la seconda parte di una missione dello Fono, dove... Questo dovrebbe riequilibrare le sorti. È alimentata a benzina e Covid. Stanno dirigendo al porto. Passato attraverso il muro. Ma cosa sto guardando? Ero parcheggiati lì che aspettava. Va bene. A posto? Ah no. Ma poi che li ha vestiti tutti questi tizi? Dolce Gabbana, cioè gli ha fatto lo stesso abito a tutti, guarda, tutti uguali. Come rallenta? Gli stai dicendo di rallentare? Esplodo pro. Ah sì, se spara il motore fa più danni. Vediamo. Ah, non lo sapevo, non pensavo che fosse. Ah guarda, si rompono pure i fari. Ah bello, figo. Non pensavo avesse questo livello di passeremo da quel di interazione tra virgolette. Madonna come corre però Wuhan. Velocissimo. Aveva in mano il mitra, ma non c'era il mitra. Molto probabilmente alla fortezza di Kai, sull'isola di Penglai. Sbrighiamoci, dov'è la tua barca? Al prossimo molo, salite. Madonna, ma non è stanco. Le mie orecchie.
come mi la barca sorre. La fortezza di Kai è un antico castello sul monte più alto dell'isola di Penglai. Niente ascensore, immagino. No, ma c'è un sistema di gondole che corre tutto attorno al complesso. Troppo facile. No, non lo è. La stazione delle gondole... Accorchiatone, facile. È bello in forma, cazzo. Aspetterò qui. Vieni con me? Beh, cosa vi serve trovare i miei Ing se non potete andarvene dall'isola? Già. Era un po' in ritardo quel dialogo. Ah, ci sono i subacquei. Due. Ma io c'ho il fucile, eh. Oh, lo squalo, ma siamo matti. Come lo dici così? Due. Che cazzo. Posso cagare addosso. Ma com'è salito? Credo di dover andare laggiù. Oh, gli squali, esatto. Tu banqueria sull'education time. No, non c'è una cippa, ti devi procurare tutto come sempre. Non è lì che devi andare. Di là o di là? Di là. Vediamo. Vai veloce però, non farti prendere dallo squalo. No, non è qua che devo andare, va bene. Non è neanche qui che devo andare. Allora devo andare di sotto. Nel loro... nel loro sottomaranzo? No. Ma cazzo è l'ingresso di questo coso? Non c'è l'ingresso. Va bene. Vabbè. Attento allo squalo, squello. Tuo amico Joe era tanto tempo che non vi incontravate, hai visto? Joe Putrisino. Ma non ce l'ho il macete, Plini. Comunque no, non me l'hanno mai detto. Sono brutte persone. Ma tornare indietro? No. Allora, prendiamo fiato e andiamo. Vediamo un po' dove cazzo... dai, sta telecamera, che cazzo! Allora, dove devo andare, Maremma? Ah, di là, ecco la scala, vaffanculo a me. Allora, faccio la scala, vai. Sali, ti salga il treno. Tre colpi e via. Ah, non lo sapevo. Bombola d'ossigeno. Oh, ecco il fucile. Però sei colpi però e basta. Ho solo sei colpi. Qui posso salire, eh? No. Con l'oggetto in cui stavi tentando di entrare, con quel rilancio sopra, proprio però vada preso con la gru. Sì, quella lì, probabilmente. Quella. Però devo salire lì. In qualche modo.
Ciao Daniele, benvenuto. Allora proviamo. Quanto facciamo fuori sti bastardi? Madonna, mi scende male. Aia. Te ne vai? Levati! Levati! Ma dove è andato quello? Ah, eccolo. Ma perché allora non gli attacca? Non è giusto. Fa favoritismi. Allora? Ah, che qua non gli interessa. Che cazzo? Ah, usa C, è vero, è vero. Sono palombari, non sono buoni e morbidi. Sì, in effetti lui è molto più commestibile, probabilmente. Vabbè. Grazie, mi lasci un attimo di tempo. Oh, culo. Allora. Dai! Dai un po' di tregua, mannaggia Teo. È veloce, prendi l'esplosivo. Prendi l'esplosivo, dottor Jones. C'era un punto dove dovevo... dove dovevo mettere... Non si capisce un cazzo, questa telecamera gestita a cazzo di cane. Oh merda! Cioè, con me. Dov'è l'altro? Dov'era l'altro palombaro? Ah, eccolo là. Vai! Piazza, piazza! Via! Vogliono dei fuochi d'artificio? E io glieli darò. Cazzo! Vabbè, ma sono morto! Grazie Enrico! Ciao! Dai, ma sono morto davvero come un coglione. Devo prendere fiato. Allora. Ossigeno, lo so. Che stavo badando. Vai, allora. Via. Dov'è? Ok. Che palle sti squali del cazzo. Qua c'era altro da prendere. Grazie. Cosa? Grazie Anna Jones for President. Grazie Francesco. Non ho capito nulla, ma grazie. Grande. Allora, laggiù. Vado! Che disagio! Come canta bene il bot. Ma che palle sto cazzo di squalo di merda. Dai, fammi sparare! Che cazzo! Dov'è? Vabbè. Ok. No!
palle, due coglioni. Mi risalire un attimo, eh. Era colonna sonora. Immaginavo che fosse quello. Ma non c'è un kit medico? Fammi vedere. Secondo me un kit medico ce l'ho. Come sale tutto sbagliato, certo. Dov'è il kit? Ah, questo però, vai. Bruciati un po' di acqua. Ok. Quante addentate di scuola puoi subire senza morire? Non ne ho idea, 4? 4-5? Diciamo che la difficoltà del gioco si è alzata un po' rispetto a Silon. Sai cosa puoi fare per ammazzare uno subacqueo? Ci vogliono due arpioni, per ammazzare uno squalo ce ne vogliono tre. Vedi se riesci a fare fuori almeno uno squalo. Ma perché ho preso il revolver? No, c'ho due... C'ho due colpi. Allora, vediamo se riesco a far fuori quello stronzo là. Ma guarda che stronzo. Ha schivato il bastardo. Ha schivato. Bastardo. Vai, piazza la carica veloce. Piazza la carica veloce prima che venga! Perché? Fammi prendere il fucile. Il cappello, il cappello. Siamo matti. Ma cazzo, mi è esploso nel culo. È esplosa la bomba nel culo. Porca troia. Vi giuro che è più difficile del boss piovra, questa roba. Cioè, il boss piovra non era così complesso. Vabbè, non sarebbe forse la pena continuare senza cappello. Sacrificio necessario. Senza carica veloce prima che... Esatto, chomp. L'ho mangiato. Almeno adesso non soffio più di stitichezza. Ah no, ma come sicuro, mi sono cagato addosso. Preso, preso. Lo squalo? No, prendi. No! Merda! Che cazzo di spavento! Vai veloce, cazzo, prima che torni sto bastardo. Santi Dio, che paura. Allora. Il cappello l'ho perso, però non va bene così. Vai veloce prima che arrivi l'altro squalo di merda. No, eccolo, lo vedo, non mi freghi. Eccolo. Ancora dietro, cazzo, mi seguo. Mi seguo sto bastardo. Dai veloce, Indiana Johnson. Riprovo. Vai. Vai però, vai però. Ok. Scappa veloce. Fuggi fuggendo. Vogliono dei fuochi d'artificio? E io glieli darò. Prendi dell'aria però, prendi dell'aria. Ce l'abbiamo dell'aria? Eccola. Vabbè, niente. Sono proprio il loro pasto preferito. Sali veloce, sali veloce. Madonna. Cosa c'era dentro? Kit medico, grazie.
Questo? Un po' caro se sti scolando. Immagino gli squali che escono dall'acqua e vengono a menarti, poco ci manca. Dai, ma che stronzo, sono proprio uno stronzo. Dai, sali veloce. E altri arpioni, prova a fare fuori quello squalo rompiballe. Ce li avrei, ma non so se poi ci sono dei palombari. Ok. No. Non posso andare fino a laggiù. Ma devo saltare. Ma ce la faccio secondo voi? Provo. Ce la faccio. Subacquei finiti per ora. Cos'è tutta quest'ansia? Ah, ma perché ci sono quei bastardi laggiù? Ciao Matti. Achtung! Non ti prendo fino a là. Non ti prendo. L'ho finite. Tiro un'arpionata da qua, guarda. Dove sei? E dai, non è giusto! Va bene. Ok. Disastro, davvero. Dov'è l'altro, scusami? L'altro? Vabbè. Sono una pallottola su sta pistola. Me la devo giocare bene, un po' come la roulette russa. Oh, finalmente ho salvato il checkpoint. Se non l'hai già fatto, oltre che Assassin's Creed, perché non programmi anche la live del classicone per PS1 Crash Bandicoot? Ciao Fabio, buonanotte. Ma Crash Bandicoot, se non ricordo male, aveva già portato Yon Soru. Sì, potrei anche portarlo, Però prima Assassin's Creed 2, Francesco, sarà il prossimo gioco dopo questo, anticipazionissima, così. Spoilerone. Beh. Chi è che mi spa? Ah, fa culo. Non sapevo che potessero uscire i terrazzini. Allora? C'ho i capelli gialli. Cosa? Non sapevo che potessero esplodere. A sto punto c'è un po' di casino. Così. Ma munizioni? Ho ucciso tutta sta gente e zero munizioni, ma come è possibile?
saga di Ezio per me è la più bella. Assolutamente, anche per me. Tutta quella serie lì, Brotherhood e Revelations, fighissimi. Anche Assassin's Creed 2, naturalmente. Veramente fighissimi. Snell, Snell! Ah, adesso posso arrivare fino a lassù. C'è una specie di ingresso su quella scogliera. Ah, c'era un segretino, me lo sono bruciato, allora. Ah, c'è una teleferica. Vediamo un po'. Snell, snello! Esiste americana! Madonna, che volo! Ma... no, che no, cosa faccio? Ho sbagliato. Premere il pulsante. No, aspetta, aspetta. Prima di premere il pulsante... fammi vedere se posso entrare qui. Ok, sì. C'è un kit medico e basta. Madonna. Quando farai la live, porto il video proiettore in piazza al paese sul muro bianco, facciamo assembramento. Si è perso almeno due segreti. Vabbè, raga. C'ho fretta, c'ho fretta. Vai, snello. Ah, aspetta, però sono messo male, qua. Aspetta, che bevo. Aspetta un attimo che bevo. Ok. Arrivo, eh. No, ma sono senza munizioni. Solo questa. No, vabbè, allora faccio così. Si è messo peggio. che bello. Sono contento. Ma noi ce ne freghiamo altamente perché sappiamo di potercela fare. No, cosa ho fatto? Sono un coglione. Sono veramente un coglione. Perché mi sono lanciato così senza premere il tasto dell'azione? Cosa? Fatti un giro in acqua, va. C'è nulla. Guarda che c'è uno stronzo dentro. Permesso. Permesso. Dimmi. Che male. Come fai a rialzarti in piedi, cazzo? Hai dato una... ho spaccato due vertebre! Aia, cazzo! Scemo? Guarda che mi hai fatto... mi hai fatto perdere il cappello! Oh, oddio, oddio! Ok. Ciao, Roberto! Donate e supportate il nostro canale, amici, e abbonatevi partecipando al gruppo di belli e di belli e abbonati. Grazie Roberto. Sembra la telenovela piemontese, minchia. Che ridere, il primo episodio della telenovela piemontese è fantastico. Lo fanno due volte.
perché cambiano l'attrice, se non ricordo male. L'attrice che fa la ragazza del protagonista. E poi cambiano anche qualche altra cosa che non mi ricordo. Cioè, è una roba agghiacciante. Una roba veramente agghiacciante. Però nel suo piccolo è un capolavoro, dai. Ha creato un genere. La telenovela di cattivo gusto. Ah, ma alla fine, cioè, sono arrivato dove dovevo arrivare, no? Ah, va bene. Ma li hai mai incontrati a Torino gli attori della telenovela? Io mai. Io conosco una delle attrici, davvero? Grande. No, devo farci. No, 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 fermi, fermi. Devo farci una passerella. Vediamo. Qua sulla sinistra. O era di lì? No, no, qua sulla sinistra. Sì, considerate che aveva recitato 20 anni fa. Sono già passati 20 anni, La voglia, forse anche più di 20 anni. Che cazzo devo mettere sta affare? Ciao Olivier, buonanotte! So dove lo devo mettere. Ma sì, è diventata famosa, dai. Anche se fa ridere, alla fine è diventata famosa. Ma dove devo metterla sta affare? Bruno! Ma è una zattera. Se non va più di così, no, non sta venendo bene. Tutto a destra e tutto su. Quando non si muove, più sei arrivato. Ah, era voluto che fosse un'altra sciata, non volevo mica prendersi sul serio. Bah, non lo so, Plinio. Secondo me... un po' ci hanno sperato. Ci hanno provato, ma anche un po' ci hanno sperato, no? Ha detto, magari ci va bene che diventa una roba... Ma quindi qua... Eh no, non molla. Non la molla. Cazzo devo metterla? Come vai tutto a destra e poi vai tutto su? Ma... ci decidiamo. Su
Così. Più di così. Più di così non vale. Non so cosa sto facendo. Devo salire sulla zattera. Ho capito, che stupido. Ok, scusa. Non è Dio, dan due, ne, esatto. Ok, allora. È vero, che stupido, mamma mia. Ho detto che era una zattera. Una zacchera. Intanto mettiti in tasca sta pistola. Ah, ecco, vedi. Ok. Tu Geronimo. Non c'è nulla. Pi piri pi. Vai. Immagino che hai installato una patch. Sì. No, non è una patch, in realtà è un devi sostituire dei file. Sì, diciamo che sì. Chiamiamola patch, ma in realtà è una sostituzione manuale di file, dai. Non è niente di. Niente di difficile, la trovi, mi sembra, su. Come si chiama quel sito? Dove ci sono spesso delle mod. Cazzo, non me lo ricordo. Non mi ricordo come si chiama il sito, ma è un sito abbastanza famoso dove ci sono sempre mod di tutti i giochi moddabili. Oh, non mi ricordo come cazzo si chiama. Aspetta, non mi viene in mente. Porca troia, che paura. Oh. Sei scemo? Dove scappi? Bastardo, dove scappi? Allarme! PC Gaming Wiki? No. Come si chiama? Comunque sì, ci puoi passare da PC Gaming Wiki, sì. Puoi passare anche da lì, però c'è proprio un altro nome. Ma è un pezzo di vetro che sta ballando, l'Alligalli. Dai, la telecamera! C'è qualcuno lassù? Lo vedo. Eccolo. Vedo l'ombra lì sul muro. Ma che cazzo? Ma siamo matti! Ma c'è quello con lanciafiamme lì! Voi siete pazzi! Ah! Grazie!
Ma se Indiana lo chiamano Indy, possiamo chiamare Graziano Gresi? Gresi? Grazie di nuovo, Francesco. Allora, sto livello con l'allarme è un casino. Sono dolori. Attenzione, se i tizi suonano l'allarme vengono a cercarti i tizi con lanciafiamme. Porca troia, non lo sapevo. Sono proprio cazzi. Cosa ho trovato? Tombole. Come tombole? Aia. Vabbè. Presentimento. Prendi il kit guarigione. Nessuno? Cazzo, dai Gianluca, veloce. Merda, mi ha visto! No! Che palle! Tenermi il mio posto da insegnante. Metto la monster, andrai meglio. Che pazzi? Cazzo, sei completamente pazzi. Ma no! Che palle sto cazzo di allarme! Ha dato un pugno alla vetrina. Ok, cappello. Tombole. Mappa. C'è il tizio lanciafiamme, dov'è? Eccolo. Facciamo subito fuori, guarda. Dov'è? Vieni qua. Aia! Ma cazzo che lo faccio fuori? Guarda che bastardo! Ho dovuto uccidere con questo. Schnell!
Noi scappi, stronzo. Aia. Ora che stronzo. Vieni qua, bastardo. Bastardo. Ha fatto tipo un io, mi ha fatto così. Oh, oh. Aia. Aia, eccolo lì. No. Ciao, ciao, io me ne scappo. Sono morto. Che male. Che dite, questa riusciamo a continuare la prossima volta? Eh? Che ore sono? Sono le 23:34. No, dai, ci provo un'ultima volta. Forza. Ci provo un'ultima volta, stavolta gioco concentrato, come nel 6 in piatti. Allora, proviamo. Ripperoni. Dai, provaci ancora, dai, ci provo. Ho un brutto presentimento. Pure io. Non sai come la vedo male. La vedo proprio male. Quello è il problema. Vediamo un po'. Eccolo. Ciao. Ok. Ma che cazzo m'ha visto? Madonna, la telecamera. Ma cosa è successo al vetro là? Vabbè, è caduto. Ciambola. Ciambola. Aia. Aia. Aia, no, è finito. No, che cazzo, no, ma non gli posso fare nulla. Ti riprovo giusto perché non sapevo che il lanciatore di fiamme non potevo menarlo. Ti provo solo per quello. Non lo sapevo che potevo menarlo, lancia fiamme lì. Ho un brutto presentimento. Lo so. Anch'io. Vai. Sai cosa faccio? Lo prendo alle spalle adesso, guarda, lo prendo alle spalle. Aia, cazzo! Non l'ho sorpreso! Ma dove cazzo vai? Ok. Che cazzo. Pensavo di sorprenderlo. Oh, il cappello? Dammi il cappello. Allora,
Ma no! Vaffanculo! Mi è andata alla grande! Di lusso! Di lusso! Di lusso! Vabbè! Lancia sta bottiglia, vaffanculo! Allora... gioco è figo, sì. Sarà un uomo ricco se solo uscirà vivo. Bella... No! Ho fatto tutta sta fatica per niente. A posto? Ok. Tremena la sedia. Oh, fino adesso ancora non ho fatto scattare l'allarme, eh. Questo è un grande progresso per l'umanità. Ci provo. Ok, qui posso entrare? Non funzionerà. Non funzionerà. Ci provo qua. Nessuno? Schnell, No, guarda uno stronzo là che sta andando a suonare l'allarme. Cosa fa? Maniglia rosa sono il top. Tedesco, stecci, biondini, pam pam pam. Oh, è finalmente salva. Grande. Vedo che avete portato la terza parte dello specchio. Bene. Le stelle sono perfettamente allineate. Le stelle sono tante milioni di milioni. Non siate così affrettato, comandante Kai. O comunque vi facciate chiamare in questi giorni. C'è ancora il problema dell'americano. Jones, l'uomo che avete portato a parata per rubarmi il secondo pezzo. Avete violato il nostro patto. Sciocchezze. Se voi non foste stato così incompetente, non avrei avuto bisogno di Jones. Ha ottenuto in 2 settimane più di quanto voi abbiate ottenuto negli ultimi 2 anni. Attento a quello che dite! Vi consiglio di ricordare con chi state parlando e chi rappresento. Siete voi a dover stare attento a come parlate finché vi troverete sulla mia isola. Vi ho permesso di costruire questa struttura in cambio delle armi tedesche. Ma il cuore del drago è un'altra cosa. Il vostro Führer avrà il cuore quando io avrò il controllo della Cina. Fino ad allora non dimenticate il vostro posto. È apparso un signore sulla sinistra. Non possiamo fidarci di lui. No, non possiamo. Deve essere eliminato appena il cuore del drago viene recuperato. Me ne occuperò personalmente. Personalmente. Quindi questa è la resa dei conti? Siamo sul finale, Bruno? Quanto tempo ancora c'è di gioco? Ce la faccio un'altra puntata? Riesco a farla un'altra puntata, Bruno? Zurück zum Posten! Sono in ordine, signore. Passate pure. Questa è la strada verso la stazione delle gondole. Ok. A voglia. Ce n'è, quindi. Ok. Allora direi che possiamo salvare di qua, che dite? Direi che possiamo abbandonare qui e ci vediamo per almeno altre 3 puntate. Ah, ok. Allora a posto. No, pensavo che fossimo al finale.
visto che c'era Von Beck lì, come cazzo si chiama. Vivo? Ancora! Tempo cazzo, sei duro! Ok. Aia! Ma! Pensavo fosse morto. Qualcun altro qua? Sì. E scappi, bastardo! Sei a metà gioco, se va bene. I giochi di una volta duravano parecchio. Oh, teoria. Addirittura a metà. Pensavo di essere comunque vicino al finale, invece siamo lontani. Bene. Allora, io a questo punto vi direi, che continuiamo la prossima volta, è inutile andare avanti, quindi torno al menu. Comunque esiste anche per PS2, quasi quasi lo cerco. Sì, esiste sia per PS2 che per Xbox. La 1. Tra l'altro, non so se lo sai, Francesco, non so se tu hai l'Xbox, ma credo di no. Il mese scorso era in regalo con il Gold. Era in regalo su Xbox Live Gold. Questo qua. Mese scorso o 2 mesi fa. Mi ricordo. Comunque ne regalo in questi, comunque da poco ne regalo. Sì, la 360 è retrocompatibile, dovrebbe essere retrocompatibile. Se non ricordo male, con la 1 dovrebbe essere retrocompatibile. La prima. Va bene. Allora, ragazzi. Mamma mia. Sono abituato a tutta sta luce. Era all'oscurità. Allora, io vi ringrazio, ragazzi, sia per la compagnia, perché oggi siete stati in tanti. Sono molto contento che mi abbiate fatto compagnia. Vi ringrazio anche per le donazioni, anche per quello siete stati tantissimi. Infatti sono molto contento. Che capitolo sei ora? Terzo, quarto? Sono in Cina comunque, sono a... come si chiama? Non mi ricordo il posto. Comunque sono nell'altra destinazione, non è Hong Kong, l'altra destinazione in Cina. Teoricamente al quinto. Ah, ok, quinto. E quindi vi dicevo, ci vediamo domani sera sicuro. Con Silent Hill 2, con me Roberto, mentre invece vi ricordo che questo fine settimana ci sarà l'appuntamento alle 4:30 di pomeriggio con Encodia, sempre con me, mentre invece la sera alle ore 21 saremo da Sala Giochi 1980, e con la seconda giornata del torneo tra canali, ci sarà per noi, giocherà per noi Simone Cadoni con Aero Fighters, quindi non perdetevelo, perché sarà una giornata del torneo decisiva per noi, visto che siamo penultimi, ahimè, in classifica, visto che la scorsa volta purtroppo non ho fatto una bellissima figura con Street Hope, per cui mi raccomando, seguiteci. Se non avete ancora fatto, fatevi un account Twitch per poter commentare durante la live di Alex. Mi raccomando,
mi raccomando, partecipate numerosi, perché è veramente una bella iniziativa, è molto 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 divertente, molto bella. Mentre invece, come vi dicevo, noi ci vediamo domani sera con Silent Hill 2, iniziamo Silent Hill 2 con Roberto, per cui anche domani non mancate, che è veramente un grande inizio per un grande gioco. Lo riniziamo nonostante io l'abbia iniziato, per cui dobbiamo, come dire, rivedere tutto da capo. Niente ragazzi, io vi ringrazio per la partecipazione, per le condivisioni come al solito, vi ringrazio ancora per le donazioni, vi ringrazio per avermi seguito su Twitch, per i nuovi follower, e niente, vi auguro una buonanotte e ci vediamo giovedì prossimo con Indiana Jones e la tomba dell'imperatore. Ciao. We'll be right back.